Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Qual è il vostro segno oggi? È una giornata favolosa o no? Guarda il video per sapere. Oggi è mercoledì 16 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Al centro della scena è Mercurio, fortissimo nel vostro segno, a dirigere i giochi, formando un allegro sestile con la Luna, un vero e proprio faro, che mette in luce la vostra simpatia, ponendovi al centro della scena. E guai a chi tenta di rubarvela. La vostra fortuna è una mente geniale, che arriva dappertutto cogliendo sottigliezze e microscopici dettagli. Così anche ora da una trattativa complessa uscite a testa alta, per convincere usate tecniche ed esempi inconfutabili. Qualunque sia la vostra occupazione oggi conoscete i vostri 5 minuti di gloria. Incapacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, di esporre le proprie ragioni. C'è un vuoto intorno alla tua persona che determina un profondo scoraggiamento. Poca armonia e poca volontà in tutto quello che si fa, scarsa riflessione e impulsività. Impazienza e fretta potrebbero rendervi difficile la giornata, ma è così difficile portare pazienza e fare le cose con più calma? Se la risposta è sì, allora perché non provate a farlo? Anche se Giove vi assicura una giornata in cui potreste concretizzare accordi importanti, non trascurate Marte che oggi potrebbe esprimersi in tutta la sua potenza e rendervi nervosi e irascibili. Se avete avuto contrasti negli ultimi tempi con colleghi o amici, oggi saranno appainati o comunque prevarrà la diplomazia, dovreste sempre usarla per dipanare la complicata matassa dei vostri rapporti. Il vostro partner sta spendendo troppo a vostra insaputa, indagate con circospezione e discrezione e poi dite la vostra. Meritate risposte precise ed è per questo che oggi dovrete impegnarvi particolarmente nel richiederle, con la giusta insistenza. Inutile rinviare il tutto nel timore di risposte negative, saperlo, prima, è meglio. Tanto meglio. Oggi potreste avere a che fare con vigili e polizia, non sottovalutate il vostro modo di guidare che ultimamente appare distratto e indisciplinato. Giornata decisamente stonata, riprenderete in serata l'abituale controllo, ma prima vi risulterà particolarmente faticoso. Evitate oggi di mettervi in viaggio e se proprio non potete evitarlo evitate le ore centrali della giornata. Usate al massimo la prudenza. Possibilità di incontrare un vostro ex partner, fate in modo da mostrarvi indifferente e mettete in conto anche che si riprenderanno vecchie dispute. Deciso miglioramento in amore. Oggi, vi accorgerete che c'è una persona meravigliosa nella vostra vita, che sia un amico o un partner sarete estasiati dalla loro compagnia e vorrete farne partecipe il mondo intero. Potreste ricevere informazioni interessanti da persone che vi scelgono come confidenti per la vostra notevole capacità di ascolto, comunque spiegategli che non potete essere voi a risolvere i loro problemi. Tutto ciò che riguarda il lavoro lo potete risolvere nel modo più civile possibile, basta discutere con toni pacati. La Luna è il pianeta guida e vero fiore all'occhiello di questa giornata di metà giugno. Il pianeta transitando nell'amico Leone aumenta il vostro gusto di intrattenere l'ambito familiare, vi fa esibire con la verve comica che possedete e che esprimete nelle frequentazioni abituali. Venere dal buon vicino Cancro vi fa essere invitati da ospiti illustri e in dimore e ambienti esclusivi. In alcuni di questi ambienti scoprirete che il luccichio del fasto non vi dispiace. Apprezzate oggi la sontuosa grandeur, ma non esigete neanche che tutto sia perfetto. Durante la giornata di oggi la Luna favorevole vi porterà la conferma di un amore, emozioni inattese in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è favorevole, in particolare per gli studenti. Con questa bella Luna, cari Gemelli, arrivano conferme d'amore ed emozioni inattese. Sul lavoro è un periodo florido anche per chi studia. Siete andati molto in scioltezza in queste ultime giornate, vi siete ritemprati e non avete avuto bisogno di particolari attenzioni da parte altrui. Oggi però, avrete qualche difficoltà a sentirvi più equilibrati. Per questo, ben vengano i momenti di relax, anche se vi sentirete in colpa per non essere al top. Non sempre si può dare il meglio, talvolta basta anche l'indispensabile.
ritroverete la vostra solita tempra da domani. Questa sì che è la vostra giornata fortunata, piacevolmente movimentata dal vostro astro guida Mercurio che lancia un gradevole sestile alla Luna. Al centro della scena affari e vita sociale, la moltitudine che avete intorno è testimoni dell'ottima pubblicità che sapete fare a voi stessi. Amore ed Eros, serata goliardica, rivedendo amici che non frequentate da decenni, magari dall'anno della maturità. Se in coppia, presentate il partner, da single invece vi aspettano sorprese, magari torna in auge un vecchio amore. E vostra abitudine lamentarvi troppo, evitando di risolvere drasticamente le situazioni. Il tempo è maturo per affrontare la realtà e fare delle scelte orientate alla vostra felicità di coppia. Un po' di stanchezza da un punto di vista passionale nel vostro rapporto di coppia, può scoprirsi a causa del pianeta Giove in posizione contraria dal segno della fantasia, i pesci, in special modo se siete nati della prima decade. Recuperate poi l'intesa erotica con la vostra dolce metà grazie a un colloquio aperto che fughi ogni possibile ombra di dubbio sulla natura dei vostri sentimenti. Lavoro e denaro, ispirazioni creative in fermento, stimolate da contatti e suggestioni intriganti, i vostri neuroni si mettono in moto creando meraviglie. Giornata positiva anche per gli affari, gli esami universitari, e tutte le questioni che richiedono dialettica, elasticità mentale e cultura. Serata al cinema o a teatro, ma anche la libreria vi riserva belle sorprese. Una notizia che vi farà ben sperare per il vostro futuro professionale vi renderà particolarmente euforici e vi permetterà di essere molto più disponibili verso i colleghi. Se fate un lavoro collegato con la comunicazione, l'insegnamento, la cultura o se avete uno stretto rapporto col pubblico, registrate un vero e proprio successo in tali campi, dal momento che il pianeta della comunicazione, Mercurio, orbita in angolo benevolo per voi, in congiunzione in Gemelli. Benessere, qualunque sia la vostra età, siete giovanissimi perché la mente è sveglia, curiosa e adattabile al cambiamento. Ginnastica per tenervi in forma anche se fuori si suda, un disco, un ventilatore e cominciate a saltellare, poi al lavoro ma pedalando. Cercate di staccare e di darvi una tregua cominciando a dedicarvi di più a voi stessi. Concedetevi un po' di riposo per riordinare le idee e non lanciarvi impulsivamente su ogni ostacolo. Per lei, bello leggere d'inverno al calduccio, ma anche l'estate ha i suoi gusti letterari, romanzi freschi come Macedonia estiva, da gustare tranquille, sedute sul dondolo. Per lui, come il burattinaio magico, a tirare i fili del gioco siete voi, solo in amore partite in svantaggio, quando arrivate in vacanza lei è già lì da settimane con gli amici. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.